Ciao ragazzi, ciao, come state? Bene, mi fa piacere. Allora, oggi voglio andare un po' fuori dagli schemi, cioè un po' fuori dalla tradizione italiana, fare una cosa africana. Sì, a noi qui a casa ci piace tantissimo e lo volevo proporre a voi. È un piatto un po' particolare, diciamo. Però non è difficile da fare, quindi si fa con molta naturalezza, via. Allora, si chiama Kimali, va bene? Voi dite no, vogliamo la tradizione, però ogni tanto uscire dagli schemi non guasta. Vi dico che non ve ne pentirete se farete questo tipo di ricetta. Allora, andiamo con gli ingredienti. Allora, abbiamo peperoni friarielli, ma questi sono belli piccanti. Peperone rosso, giallo, basilico, pomodori, pendolini, cipolla rossa, sale, carne di manzo, salsiccia. Abbiamo tutte le spezie, il cumino, la noce moscata, il curry, la curcuma e la paprika dolce. Poi, per la salsa, abbiamo della panna che questa qui andremo a lavorarla e man mano che vado a farla vi dirò tutto quello, tutti gli ingredienti Allora, che ci ragazzi, sono. Andiamo a preparare la salsa che vi dicevo prima, che praticamente sono gli ingredienti, non sono segreti, ma questo è panna. Poi erba cipollina, vedete, appena raccolta. Erba cipollina. E la vado a inserire dentro. Basta un ciuffetto. Vado a mettere del limone grattugiato. Così. Abbondante, a me piace molto il limone. Così raccogliamo tutto. Andiamo a mettere dei semini di senape. Se ce la facciamo a tirarli fuori. Ok, via. Così. E vado a spremere un pochettino di limone, un po' di gocce. Così, vedete? Questa è una panna acida con dei semini di sesamo, vedete? Ed è una cannonata, ragazzi, che andrà ad accompagnare il kimali. E la mettiamo qui. Questi li spostiamo. Andiamo. Tegame bello capiente, andiamo a mettere dell'olio extravergine d'oliva. Andiamo ad affettare la nostra cipolla rossa di Tropea, così. Olè. La taglio abbastanza sul fine, via. La nostra cipolla. Voilà. Fa un profumino non indifferente. Intanto questa si appassisce. Vado a tagliare i miei friarielli. Ecco, questi stavolta li ho presi abbastanza sul piccantino e li andiamo a mettere insieme alla cipolla. Andiamo a tagliare i nostri peperoni. Io li taglio a listarelle, dai, grossolani, diciamo. Intanto questi si stanno soffriggendo. Così li facciamo appassire un attimino. Vado a mettere le nostre spezie intanto, così si assaporisce un pochettino. Questo qui Allora, abbiamo messo il cumino. Andiamo a mettere la noce moscata. Le spezie potete abbondare, ragazzi, perché la particolarità di questo piatto sono proprio le spezie. Andiamo a mettere la curcuma.
andiamo a mettere la paprika dolce. Andiamo a mettere il curry. Ok, mischiamo un pochettino e voilà. Fa un profumino, ragazzi, che è una cosa spettacolare. Andiamo a sgranare, non è vero niente, andiamo a spezzettare la nostra salsiccia. Adesso vado a mettere il manzo, vado a sbriciolarmi tutto il manzo, così. E la faccio rosolare per bene. Ormai si è quasi rosolata, non deve essere rosolata del tutto, questa è la doratura che deve avere, perché devo andare a mettere le altre verdure, i peperoni, vado a mettere così, vado a mettere delle foglioline di basilico, che vado a tagliare grossolanamente questo, perché voglio che si senta anche tutto il sapore. Lo vado ad aggiungere qui, vado a tagliare i pomodorini in quattro pezzettini, così. Allora vado ad aggiungere i pomodorini, ok, così, vado a dare una mischiatina. Questo è un piatto magnifico, ragazzi. Vado a mettere del sale, così, e lo lascio cuocere per una ventina di minuti, ragazzi. Guardate qua che bontà, ragazzi, che bontà. Questo è il nostro Kimali, ragazzi, è una bomba atomica in tutti i sensi. Adesso ce l'andiamo a pappare, ma prima di papparcelo andiamo a impiattare il nostro bel piatto. Ragazzi, questo è il nostro Kimali. Fagli un bel primo piano, guardate qui che bellezza. Questo è riso, che praticamente loro lo usano per fare, cioè al posto del pane. E questa è la nostra salsina, va bene? Di panna acida. Cosa dire, ragazzi? Adesso ce lo andiamo a pappare, va bene? Un abbraccio fortissimo, ciao!